iniziato oggi, 15 giugno, il Taormina Film Fest. C'era grande attesa per The Man of Steel, l'anteprima nazionale del film L'Uomo d'Acciaio di Zack Snyder. E noi eravamo lì, abbiamo visto il film durante la proiezione riservata alla stampa. Successivamente c'è stata la conferenza stampa, ma parliamo subito del film. Indubbiamente si vede subito la mano del regista, perché nello sfondo, ma anche nelle immagini, c'è molto del film, dei precedenti film di Zack Snyder, per esempio 300, mentre il finale è sembrato un po' scontro tra i titani. Fondamentale diventa il personaggio di Superman, stavolta rivisitato, in quanto il costume normale di Superman è stato modificato dal regista, ma anche la storia, diciamo che si punta fondamentalmente, come ha detto poi anche lo stesso regista durante la conferenza stampa, si punta principalmente a rendere umano questo Superman. Cosa c'è di particolare nel film e perché bisogna vedere il film? Diciamo che gli effetti speciali forse sono la cosa più bella, effetti speciali a go-go dall'inizio alla fine, uniti anche ai muscoli di Henry Cavill, che ha lavorato tanto per poter interpretare Superman, probabilmente perché aveva già tentato precedentemente di fare questo ruolo, di interpretare questo ruolo, ma non è riuscito. Indubbiamente è un film di cui si parlerà tanto, sia per la durata, sia per il cast, un cast stellare, perché ricordiamo era presente anche Kevin Costner, anche se oggi non era presente alla conferenza stampa. È una conferenza stampa breve che però ha messo in evidenza soprattutto la simpatia di Russell Crowe, che ha risposto alle domande con un'insolita ironia, perché siamo abituati a vederlo in vesti diverse, comunque in una maniera un po', diciamo, più formale. I have to go on a diet to play every fucking role in Star Trek. Un Russell Crowe che ci ha detto che durante i vari film che interpreta spesso deve mettersi a dieta, e che comunque ama il suo lavoro a tal punto che non gli interessa il personaggio quanto invece la storia, perché se trova qualcosa di affascinante nella storia allora decide di interpretare quel ruolo. Invece il regista, che era totalmente a suo agio a rispondere alle domande dei giornalisti, ha più volte sottolineato l'importanza di questo film e la difficoltà nel ricostruire tutta la storia di Superman, perché in effetti non abbiamo visto il Superman classico con gli occhiali che entra nella cabina telefonica ed esce trasformato. E sebbene questo Clark Kent, sebbene questo Superman comunque sia preso proprio dai fumetti. E Zack appunto ha detto che puntava a rendere umano Superman raccontando la sua storia, perché è difficile comunque ricostruire la storia di un personaggio che comunque in realtà non è stato costruito. Anche la divisa di Superman è stata modificata, ma questo proprio per rendere in chiave attuale un film che gli amanti del cinema sapranno che difficilmente riuscirà o comunque riesce ad ottenere il successo di uno Spider-Man o comunque di un Iron Man. E forse questa è la volta buona sia per il cast stellare, infatti alla conferenza stampa era presente Henry Cavill, ovvero il nuovo volto di Superman, era presente Amy Adams, la giornalista, quindi la rossa Amy Adams, la giornalista che in questo film effettivamente ha svolto un'interpretazione a dir poco superba, probabilmente molto consona al suo viso, comunque al suo modo di essere. Era presente anche il cattivo Michael Shannon, il cattivo di turno, non è in realtà così cattivo se proprio vediamo le scene. E questo quindi è quello che è successo fondamentalmente nella giornata di oggi. Non sapevo come concludere, mi perdo sempre sul finale.